Dai, un canto del repertorio di lunedì sera. Me lo stampate sul repertorio? Così, Signore, rivolgendosi a chi stava lì ad ascoltare, quel servo guarì. Prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola son certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego, Signore, entra dentro al mio cuore. Non al mondo nessuno, all'infuori di te. Che mi sappia capire, che mi possa guarire. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Ogni giorno la mia fede per te, per te. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Pronunzi il nome del Signore. Labbra che confessano il mio nome. Impara ad adorare il Signore. Adora il Signore. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, glorifica il suo nome. Labbra che confessano il suo nome. Questo è l'unico sacrificio, l'unico sacrificio che Dio ci chiede. Labbra confessanti il suo nome. Gloria a Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Accomodate. Gloria a Gesù Cristo. Vieni al Signore con fede. Questo è un ambiente di fede. Allora, quando c'è l'ambiente di fede, le circostanze della fede, tu lo senti, è nell'aria. La fede di ognuno di noi che è qua presente, tu la senti. Guarda che cosa avviene. La nostra fede come si attiva e chi l'alimenta? Dice la scrittura, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Ecco. È un'azione che parte da noi, da te. Da noi che ci muoviamo per fede. Poi sai chi è che sostiene questa fede e che alimenta questa fede? Il Signore stesso, Gesù Cristo che è in mezzo a noi. Lode Gesù Cristo. Alimenta questa fede. E cresciamo di fede in fede. E la fede viene sempre alimentata da Lui. Viene alimentata, viene trasmessa. E noi la possiamo vivere per crescere nella dimensione. Lode Gesù Cristo. E noi insieme possiamo creare l'ambiente della fede, dove pronunziare il nome di Gesù Cristo è una cosa normale. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Per spiegare le cose dello Spirito, che cos'è lo Spirito? Io mi ricordo all'inizio della fede, pronunziamo il nome del Signore e mentre morivo, quando ero fuori, in un ambiente del mondo, in un ufficio, facendo la fila in banca. Guardano, dice, è un alieno. Ma avviene un fatto, che man mano che uno cresce nella dimensione spirituale, cioè lo Spirito di Dio dentro di te, man mano che cresce, ognuno di noi ha una composizione. Io dicevo l'altro giorno che a livello corporale uno si può fare l'analisi, no? Come l'audio. Io c'ho una voce con i toni bassi. Nel corpo ogni tanto noi ci facciamo le analisi, no? Il medico dice, guarda, fatti sto check-up, fatti l'analisi, ti è mai capitato? Hai fatto mai un'analisi? E ti controlli. Deborah? È rimasta là? Lode Gesù Cristo. Signore, ti vogliamo pregare per Deborah. Benedicila, Padre, metti la tua mano, dagli la guarigione e la salute nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Perché uno si fa l'analisi? Perché? Si controlla se hai i valori a posto, no? Uno si preoccupa. Ti preoccupi? Ti curi? Uno che si ama si cura. Giusto? Alcune mi guardano impassibile. Va bene. Comunque, se ti ami ti curi. Quantomeno ti trucchi ti ami. Oh. Quindi se ti ami. Dico, hai mai pensato che anche nello spirito delle analisi spirituali. Esiste. Le analisi spirituali. Lode Gesù Cristo. In questa analisi spirituale che cosa può uscire fuori? L'alcol. Dice, per testare il livello di alcol c'è il palloncino, c'è, poi c'è una, vendono pure i cinesi, questi attrezzi che tu prima di uscire ti provi e non, così non ti arrestano. Cioè l'uomo trova tutti gli accorgimenti, no? Se tu guardi tutti... Tu ti ami. Ti ami tu. Curi i tuoi interessi. Dico, hai mai pensato di curare il tuo interesse spirituale? Ti curi il fisico, no? Ti cura la salute, ma la salute spirituale. Non ce la dobbiamo curare? Che dite? Dice la scrittura, sempre, è il riferimento, la scrittura è il riferimento. Dice che tutte le cose visibili sono mosse dalle cose invisibili. Cioè, le cose che noi vediamo, il mondo visibile a noi, fisicamente, è mosso dall'invisibile. E allora che cosa avviene? Io mi ricordo che negli anni di cristianesimo, di discepolato, noi abbiamo ricevuto insegnamenti attraverso la predicazione, lo Spirito Santo ci ha parlato sulla condizione spirituale. Ci sono anime nuove che non hanno mai forse sentito parlare di questo. E lo spirito, la condizione dello Spirito. La composizione dello spirito. Uno in un'analisi del sangue vede quanti globuli bianchi, globuli rossi e poi tutti una serie di, se quelli bianchi sono troppo superiori vuol dire che c'è qualche problema, c'è un'infezione. Non c'è il nostro dottore Anna. È vero, quando i globuli bianchi sono alti, cioè un ignorante in materia legge, inizia, c'è un'infezione in corso, c'è un virus, qualcosa. Lode Gesù Cristo. Ed è giusto, sto dicendo io che non è
che non è giusto. Fate bene, fate le... Sto dicendo, curatevi, è giusto. Uno che si ama si cura. E uno che si cura, cura se stesso, poi può curare qualcun altro. Se no, non è nelle condizioni di curare nessuno. Ricordatevi questo. Questo è il principio di Dio. C'è un principio, no? Dio ci dà i principi. Prima di curare qualcun altro, devi imparare a curare te stesso. Allora, torniamo alla nostra condizione spirituale, alle analisi spirituali dello spirito nostro. Ecco, noi siamo composti di corpo fisico, c'è un'anima e c'è lo spirito. Noi siamo spirito, anima e corpo. E lo spirito è quella parte che indirizza, che governa. Governa ogni cosa. È come una composizione di governo. È come... L'Italia è una nazione che è governata da un organo politico. Lo spirito ha questo potere di governo, di indirizzo. Lode Gesù Cristo. E la composizione della natura spirituale nostra, cioè se noi siamo, se il nostro spirito ha più molecole di Spirito Santo e meno di spirito dell'uomo e spirito del mondo, perché c'è lo spirito dell'uomo, lo spirito del mondo e lo spirito di Dio. È una composizione spirituale. I figli di Dio, coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, attraverso la fede nella parola, nasce la nuova natura che ospita, che attrae e fa ospitare lo Spirito di Dio dentro di noi. Quindi la nostra natura cambia. La natura spirituale, no? Che cosa è avvenuto? Nelle anime che si sono battezzate da poco, che cosa è avvenuto? Sono uguali fisicamente, però lo spirito che influenza maggiormente la mente, lo spirito, che la sede dello spirito è la mente, subito una condizione spirituale, la vedi subito nei pensieri, nelle logiche, nei ragionamenti. Quindi credendo, ubbidendo al Signore, lo Spirito di Dio cresce. È come dire, io dico, uso la parola molecola per dare un fare comprendere una composizione spirituale nostra. Cresce lo Spirito di Dio dentro di noi, cioè le molecole spirituali di Cristo dentro di noi crescono. È una composizione, come dire, come i gas, come lo Spirito è più simile forse al gas, non al nostro gruppo d'acquisto. E questa composizione, questo governo, che governa, lo spirito governa, indirizza la tua vita, ti fa fare le scelte, dice corpo, dobbiamo andare al culto. Se hai una composizione forte dello Spirito Santo, è zelante,
fai pure la guerra intorno a te, per affermare che bisogna andare oltre. Più è forte e più... A volte ci sono momenti, perché attraverso la nostra fede eleggiamo un governo diverso nella nostra vita. C'è uno spirito, si annacqua, lo spirito di Dio si annacqua, cresce lo spirito dell'uomo, cresce lo spirito del mondo. Capite? Queste sono le cose, Dio ci sta spiegando che noi abbiamo una natura spirituale, volubile, cangiante, secondo la nostra fede, che viene influenzato dalle azioni di fede, dall'ubbidienza alla parola e dalla vita che viviamo giorno dopo giorno, momento dopo momento, nell'intimo, non nell'esteriore, nella facciata, nell'intimo. Quindi la nostra, ecco, anche la condizione dello spirito, quella dobbiamo curare. Cioè purificare il nostro spirito dai pensieri. E lo spirito produce pensieri. Spirito negativo, pensieri negativi. Spirito del diavolo, pensieri diabolici. Lo spirito della carne, pensieri passionali. Collegate al mondo e al diavolo. Lode Gesù Cristo. E questa composizione dipende da noi, fratelli. È come, facendo un esempio, un governo che viene eletto dal popolo, o quantomeno un governo. Questo governo lo decidi tu nella tua vita. Vedi? Qua torniamo alla Costituzione italiana, che il potere ce l'ha il popolo, il potere ce l'hai tu, ce l'abbiamo noi. E qua noi abbiamo ragione nel dire questo, perché Dio ci ha dato questo potere, Dio ce l'ha dato questo potere di autodeterminazione, dell'arbitrio. Cioè, il Signore Gesù Cristo non ci ha imposto la sua volontà. Vedi? Come il Signore? È la persona più delicata nel rapporto animico. Lui non è venuto per essere il dittatore del momento, imporre la sua roba, andiamo e... Non è venuto. Cioè basta guardare la sua vita terrena. Noi vediamo, Gesù non è venuto, è morto per noi. Ci ha dato la sua vita per noi, al contrario. Ma in sé aveva tutto il potere di esercitare... vi ricordate cosa disse a quei discepoli? Quando videro che andarono per arrestare Gesù, i suoi discepoli, quelli più vicini a lui, dice: Signore, dice una parola, qua facciamo carne da macello. Infatti Pietro dice che tolse la spada e tagliò l'orecchia a Malco, a un soldato. E il Signore dice: non usare la spada, perché chi usa la spada perisce per la spada. Lode Gesù Cristo. Tutto il potere è in Gesù Cristo. Dice, e disse al suo discepolo: ma se io volevo, avevo tutto il potere dell'esercito celeste. Un angelo nel vecchio patto
ci fa vedere il Signore che un angelo distrugge una città, Sodoma e Gomorra, manda due angeli, uno per città, un angelo distrugge una città. Tu immagina un esercito celeste, è Dio, il potere che c'è. Lode Gesù Cristo. Ma il Signore non impone, ma neanche oggi ti imporrà mai la sua volontà, mai. Qualcuno mi dice, pastore, ma quell'anima non viene. Io gli posso predicare l'Evangelo, glielo predico, ma se non credono, io lo posso spiegare, lo posso, dicevo, l'abbiamo cantato e abbiamo pure ballato, ma se non credono, cioè se non attivi la fede e credi nel Signore e desideri le cose di Dio, non le potrai mai vedere. E allora che bisogna fare? Cosa bisogna fare? Dice, così non c'è salvezza, non c'è. Ecco che c'è una medicina, fratelli. Sai che c'è una medicina? Che ti può fare vincere ogni incredulità, ogni natura che non è da Dio. C'è la soluzione. La soluzione c'è. Il Signore è venuto e ce l'ha portata, ce la predica, ce la propone, ma noi la dobbiamo accettare e in maniera cosciente, cioè l'anima nostra, in maniera cosciente, si deve sottomettere al Signore. L'altro giorno parlavamo come si forma un esercito. Un esercito umano, come si forma? Io l'ho vissuto, per quello che ho visto e ho vissuto, un esercito viene formato. C'è un tempo del CAR dove c'era il primo sfoltimento, che là si decide chi rimane, chi può essere, chi viene scartato, chi è tagliato, chi non è tagliato. Ma la cosa principale che viene insegnato per essere un soldato, non ci interessa buono o scarso, ma per essere un soldato è l'obbedienza. Quel mese di esercitazione ti insegnano, ti spezzano il carattere, a quelli poi più duri, più scherzi, perché poi, dicevamo, sono registrato, alcune cose erano permesse per rompere, no? Lo sappiamo, per rompere il carattere, quelli più forti, quelli più duri, erano quelli bersagliati di più anche negli scherzi, è vero o no? Quelli più furbi e obbedienti si salvavano. Che ti hanno insegnato a militare? A me mi hanno insegnato a obbedire. E tutto era fatto, tutte le cose erano fatte, non è che producevano qualcosa, dovevano produrre un'obbedienza, cioè imparare a riconoscere le autorità dell'esercito e obbedire. Questo, un anno per imparare questo.
Avete un anno per imparare questo. Lode Gesù Cristo. Vedi come si forma un esercito. L'uomo ha capito, l'uomo comprende che uno può vincere nell'obbedienza, alla forza di un esercito. L'esercito romano era forte, sapete perché? Perché nell'esecuzione del comando era più ubbidiente di tutti gli altri eserciti di quei tempi. La forza dell'impero romano era questa. Il potere che riuscì a estendere su questa terra era perché era formato da elementi ordinati ed ubbidienti. Questo è un fatto umano, è la storia umana, la storia degli uomini, è storia. Tu puoi andare a vedere se è vero quello che io ti dico. Quando iniziarono a perdere quello spirito di ubbidienza, iniziò il crollo dell'impero romano. Lode Gesù Cristo. Quando iniziarono a essere insubordinati, il grande esempio dell'esercito romano era nella velocità dell'esecuzione, nella capacità di ubbidire ai loro comandanti e di cambiare nelle battaglie in maniera veloce e ubbidiente, ma in maniera coordinata e perfetta. E gli altri eserciti erano ubbidienza, quegli altri erano armate tipo Brancaleone, armate senza ordine, comandanti. Dice, ma perché ci racconti questo? Stai facendo una storia sull'impero romano? Ti stavo dicendo qual è l'elemento per vincere. Dio è venuto per darci l'elemento per vincere. Molti si fermano alla salvezza. Alla salvezza. Pensando che la salvezza è... Siamo arrivati. Non è. La salvezza è l'inizio. Ricordate, il popolo di Israele fu salvato dagli egiziani, legge della storia. Fu salvato e per loro c'era la terra promessa. Ricordate? Perché ci misero 40 anni, che erano pochi giorni di cammino? Te lo sei mai chiesto? 40 anni. Dice che vagarono, cioè giravano intorno. 40 anni. Sai perché? Chi lo sa perché? Perché? Non obbedire.